Gentili telespettatori, benvenuti a Vivere il Garda. Oggi torniamo a parlare della Rocca di Manerba perché c'è una notizia d'attualità e ci sono molti contenuti interessanti su questo ambito geografico. La notizia d'attualità è quella finalmente della chiusura di un percorso amministrativo burocratico accidentato, lungo ma importantissimo, quello dell'istituzione della riserva naturale della Rocca del Sasso e Parco Lacuale di Manerba del Garda, e siamo con il sindaco di Manerba, Isidoro Bertini, per raccontare il successo di questo percorso e naturalmente quali sono le prospettive che da ora in avanti si aprono alla comunità di Manerba, alla Val Tenisi, al Lago di Garda, su questo territorio. Ma direi che si è concluso un percorso che è durato 3 anni, iniziato dalla precedente amministrazione comunale. Il 19 aprile Regione Lombardia, il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato con un atto amministrativo la riserva naturale della Rocca e del Sasso di Manerba del Garda e anche del primo parco lacuale di acqua dolce a livello nazionale, pare anche a livello europeo. È stato un successo, una pratica che è stata seguita particolarmente da parte della nostra amministrazione dal 2014, da quando si è insediata. Avevamo chiesto alcune piccole integrazioni e modifiche rispetto alla proposta avanzata dalla precedente amministrazione, modifiche proposte che in parte sono state accolte, e quindi riteniamo che l'atto amministrativo di approvazione da parte del Consiglio regionale sia un atto che tiene anche conto delle necessità che sono state avanzate da parte della nostra amministrazione e da parte della cittadinanza. Detto questo, devo dire che si apre oggi per la nostra comunità una opportunità unica, incredibile, straordinaria, per due motivi. Primo, perché abbiamo il primo parco, forse a livello europeo, di acqua dolce, che ci consentirà di poter anche creare una zona di tutela per i pesci e creare quindi una zona di ripopolamento ittico all'interno di questa riserva di acqua dolce. E nello stesso tempo ci consente di concretizzare anche la trasformazione del parco della Rocca del Sasso in riserva orientata, che è una riserva che comincerà ad essere valutata e studiata dal punto di vista culturale. Quindi nasceranno all'interno della riserva tutta una serie di proposte di ordine culturale, turistico, storico, archeologico, ambientale, territoriale, tali da poter interessare non solo Manerba, non solo la Val Tenisi, ma sicuramente il Lago di Garda, e diventerà a mio avviso un emblema, un riconoscimento per quanto riguarda il Lago di Garda, la riserva della Rocca del Sasso, e nello stesso tempo sarà un elemento anche di grandissima attrazione turistica, perché questo studio che inizierà ad essere fatto da parte di un comitato scientifico che è stato istituito recentemente e che avrà la possibilità di esaminare da ogni punto di vista, non solo da quello storico, archeologico, ambientale, paesaggistico, ma addirittura anche sulla qualità delle acque, addirittura dal punto di vista faunistico, dal punto di vista floreale, con la classifica di tutta una serie di specie arboree che sono particolarissime e che nascono in questa zona. Sicuramente con questi aspetti qui, nel momento in cui saranno conosciuti, saranno valorizzati e la gente avrà la possibilità di poterli approfondire e conoscere, fra l'altro ricordo che la zona è una zona straordinariamente bella dal punto di vista ambientale, è sicuramente uno dei posti più belli, secondo me il più bello. Comunque, è una delle cartoline tipiche della regione gardesana, quella della Rocca di Manerba, il cui profilo si staglia sulle acque del lago e diventa un punto di riferimento per chi vuole ammirare il paesaggio. Quindi, da questo punto di vista, estremamente significativo voler valorizzare questo territorio, tutelarlo e renderlo il più possibile fruibile al pubblico. Esattamente, quindi in un contesto di questo tipo, una valorizzazione di natura culturale di tutti gli elementi che caratterizzano la zona, sicuramente sarà un momento di grande attrattività. Poi bisogna pensare alla sentieristica, bisogna pensare alla cartellonistica, bisogna pensare a tutta una serie di elementi che caratterizzeranno poi la possibilità di fruizione da parte dei cittadini di tutti questi elementi, ma certamente sarà il grande richiamo negli anni futuri della nostra località, ma non solo della nostra località, perché sarà il Garda, ed è il Garda che secondo me principalmente interessato a fare in modo che questa realtà qui cresca sempre di più e diventi uno degli elementi di grande attrattività.
Dal punto di vista del telespettatore, del visitatore della regione gardesana, quali sono gli spunti di interesse della Rocca di Manerba, di questo territorio, della riserva naturale? Ma gli spunti di interesse, adesso il primo elemento secondo me di grande attrattività è la straordinaria bellezza paesaggistica di questa zona, perché abbiamo oltre 1 milione di metri quadrati di terra che sono vincolati a riserva e che sono sostanzialmente a picco sul lago, in una zona rocciosa dove veramente lì si possono fra l'altro anche praticare molti sport importanti, roccia e altri sport. E nello stesso tempo l'altra cosa secondo me importantissima è che questa zona qui debba essere resa fruibile a tutti i cittadini attraverso l'organizzazione di tutta una serie di servizi, quindi percorsi ciclabili, percorsi pedonali, e la possibilità di avere una cartellonistica in grado di indicare quali sono gli elementi peculiari, più belli, più caratterizzanti della zona. E nello stesso tempo abbiamo anche la zona della Rocca, che è certamente la zona più conosciuta, che sarà che è già oggi un elemento di grande attrattività, perché sulla Rocca abbiamo un museo che raccoglie un po' tutti gli elementi archeologici che testimoniano la presenza di vita umana da oltre 12.000 anni sulla Rocca di Manerba, e che anche questi qui sono già oggi un elemento di grande interesse da parte dei cittadini. Ma poi il terzo aspetto, che secondo me è il primo, è il fatto che nasce con questo riconoscimento da parte della regione il primo parco lacuale di acqua dolce, ed è la cosa più straordinaria che si è riuscito a fare all'interno di questa proposta, perché questo consentirà di creare una riserva per il ripopolamento ittico, che già fra l'altro avremmo individuato in accordo anche con i pescatori, e consentirà di poter proteggere questa costa qui straordinaria e bellissima per una fascia piuttosto grande dal lago, che potrà essere, diciamo così, fruita e utilizzata seguendo però tutta una serie di norme e di regole che saranno piuttosto stringenti e che consentiranno di poterla ovviamente fruire e godere, però all'interno di questa logica, diciamo così, di educazione e di rispetto dell'ambiente. Diventa quasi una nuova frontiera per la regione gardesana, attività di anche snorkeling, di immersioni subacquee, come prima difficilmente era possibile praticare in un'area protetta come quella della Rocca di Manerba. Esattamente, uno degli elementi che daranno la possibilità, di uno degli sport più importanti che potranno essere fatti sarà certamente lo snorkeling, anche perché lì ci sono già dei gruppi di sub interessati a creare anche tutta una serie di attività, di immersioni e quant'altro, che consentiranno proprio di poter godere in modo assolutamente tranquillo di questa zona meravigliosa. Cioè, l'idea è proprio quella di creare tutta una serie di proposte e di elementi in grado di poter interessare a 360 gradi tutta la cittadinanza, quindi la roccia, lo snorkeling, il mountain bike, i percorsi pedonali, è tutta una serie quindi anche di sport, di conoscenze collaterali che possono essere l'elemento proprio peculiare, particolare di questa zona, che sarà veramente, secondo me, e bisognerà col tempo proprio organizzarsi bene, che sarà gradualmente ogni anno invasa, fra virgolette, da parte di tutti quegli amanti della natura che oggi stanno crescendo. Ogni anno vi è una crescita esponenziale di queste persone che amano la natura, ed essere riusciti a lasciare incontaminata una zona bellissima di questo tipo nel nostro territorio è stata veramente una scelta fatta dalle amministrazioni precedenti, che dovrà essere sempre confermata anche in futuro, perché questo è il nostro futuro, il futuro del territorio, il futuro del turismo di Manerba. Tra l'altro, zona incontaminata, a pieno contatto con i borghi della Valtenesi, un territorio ricchissimo, straordinario anche per la sua cultura enogastronomica, vicinissimi a Salò, Desenzano, quindi poli di grande interesse come Manerba del Garda e la Rocca, che diventa sempre più un punto di riferimento non solo dal punto di vista ambientale e culturale, storico, ma anche dal punto di vista turistico. Esattamente. Grazie. Secondo me, per fare una battuta,
è ancora il Garda che vince e che vincerà questa sfida che riguarda il turismo e l'attrattività del turismo a livello internazionale. Grazie Sindaco Bertini, grazie a voi per averci seguito, alla prossima.